L'assessore regionale Simone Bezzini in aula ha illustrato la manovra per il sistema sanitario, tra i provvedimenti il contenimento della spesa delle ASL per 150 milioni e variazione al bilancio di previsione 2021 per 66 milioni. Indicazioni operative alle aziende sanitarie per contenere la spesa e recuperare 150 milioni, variazione al bilancio di previsione 2021 per 66 milioni, 53 di contributi in conto capitale destinati a sostituire il finanziamento di investimenti già realizzati o in corso di realizzazione da parte delle aziende sanitarie, 70 milioni di fondi nazionali per lo sviluppo e la coesione rimodulati a favore del sistema. È questa la manovra della Toscana per recuperare l'equilibrio economico in sanità. La portata dell'operazione la racconta l'assessore Simone Bezzini con una comunicazione al Consiglio regionale e mentre elenca cifre e iniziative in corso si sofferma più volte sulla inadeguatezza delle risorse che lo Stato ha destinato per coprire i costi della pandemia e ricorda che la Regione si sta facendo promotrice di un'azione collettiva nei confronti dello Stato per evidenziare i maggiori fabbisogni che stanno emergendo e quindi ottenere adeguate coperture economico-finanziarie. È evidente che ci sono maggiori costi, perché c'è il sistema ordinario della sanità che è sempre lo stesso, le patologie e le malattie sono sempre le stesse e conseguentemente a questo il Covid si è venuto ad aggiungere, creando le condizioni perché vi siano maggiori costi. Voi pensate solo cosa significa il fatto che l'anno scorso ancora non avevamo le vaccinazioni, siamo partiti a gennaio per fare quella macchina organizzativa che ha consentito di vaccinare e di curare, noi abbiamo sostanzialmente qualcosa di cui la Regione si è dovuta far carico. Per recuperare questi costi maggiori ho prospettato le tre linee di azione, alcuni risparmi da dare alla sanità da parte degli altri settori della Regione. Abbiamo naturalmente una variazione di bilancio da qualche giorno di 67 milioni di risorse tolte da altri settori destinate alla sanità. Abbiamo spostato i fondi della tranvia di Bagno a Ripoli, che tanto ancora non era partita, quindi facciamo in tempo a rimetterci col bilancio ordinario della Regione per poter subito sopperire a questi costi. Ma accanto a circa 150 milioni che vengono dalla Regione, auspichiamo 200 milioni che vengono dai risparmi delle ASL, che dal mese di agosto le ASL stanno facendo, e 150 milioni che vengono dati rimborsi Covid da parte dello Stato. Il 2021 è un anno in cui i costi Covid riguardano 12 dodicesimi, cioè ormai è chiaro a tutti che stiamo convivendo con la pandemia, abbiamo iniziato il 1° gennaio e arriveremo a dicembre, diciamo, dovendo convivere con la pandemia, che significa organizzare tutta la filiera di contrasto al coronavirus e in più continuare a lavorare, diciamo, nella campagna di vaccinazione. In aggiunta a questo, il 2021 è stato un anno dove sono tornate a crescere, seppur in un quadro di difficoltà della relazione tra offerta e domanda, i volumi di attività delle aziende sanitarie. Per questo noi, da una parte, come dire, abbiamo chiesto alle aziende una particolare attenzione, diciamo, nella gestione delle risorse finanziarie. Dall'altra, la Regione Toscana si è già impegnata a mettere in atto una serie di misure per sostenere le spese di natura sanitaria e poi la partita più grande ce la giochiamo con i livelli nazionali. Vorrei ricordare che tutte le regioni, nel senso in maniera unitaria, indipendentemente dal colore politico, hanno inviato una lettera al governo chiedendo che venissero rimborsate le spese sostenute per fronteggiare il Covid e per l'organizzazione della campagna di vaccinazione. È chiaro che molto dipenderà da quante risorse, diciamo, le regioni riusciranno ad ottenere dal governo. Io mi auguro una cifra consistente, diciamo, superiore almeno a 100 milioni di euro, perché questo aiuterebbe molto il percorso nella convergenza verso l'equilibrio finanziario che sarà verificato nella primavera estate. Mi pare chiaro l'elemento, i sistemi sanitari sono sottofinanziati ormai da anni, negli ultimi 10 anni, dal 2010 a oggi, l'aumento del fondo sanitario è stato inferiore allo 0,90%, inferiore all'inflazione. Quindi è evidente che i sistemi sanitari regionali, non solo quello toscano, non possono far fronte a un servizio in più come quello che si è messo in piedi per l'emergenza Covid con le risorse del fondo sanitario. Quelle risorse o vengono da altre fonti, o se no non è possibile trovarle all'interno del sistema sanitario.
La Giunta oggi ci ha quantificato con precisione, cioè oltre 500 milioni di euro nel 2020 e 640 nel 2021. Queste cifre devono essere in qualche maniera coperte da altre fonti di finanziamento. Questo mi pare l'elemento fondamentale sulla quale spero esca poi un pronunciamento unitario. Vedo con dispiacere alcuni posizionamenti pretestuosi di alcune parti dell'opposizione che citano altri aspetti che non c'entra niente, come la Toscana Centro, che è un'azienda che non ha assolutamente nessun elemento di disavanzo, di malfunzionamento, come si sa da bilanci. Ricordo, la Toscana ha bilanci certificati non solo dai revisori che non sono nominati da noi, non solo da controllati dalla Corte dei Conti, ma c'è addirittura un organo di revisione esterna che controlla tutti i bilanci della sanità toscana, quindi mi pare davvero un elemento assolutamente pretestuoso. Da parte nostra è stata una discussione doverosa, il tema della sanità è un tema importante, crediamo che in questi anni la Regione Toscana abbia fatto tanto, soprattutto hanno fatto tanto gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli operatori, il mondo del volontariato. È evidente che in questi anni il sistema sanitario, il sistema pubblico abbia sostenuto maggiori costi. Noi riteniamo che l'investimento sul personale sia stato un investimento corretto, giusto, congruo ed era necessario per quanto riguarda il sistema pubblico toscano. È evidente che a questo punto devi mettere a regime quelle che sono le spese rispetto alla sostenibilità di un sistema, bisogna tornare al regime. Credo che sia corretto e doveroso chiedere al governo di dare il proprio contributo rispetto agli interventi economici che sono dovuti esclusivamente alla pandemia, nel contempo corretto e doveroso che la Toscana, il sistema sanitario toscano, il bilancio della Toscana sappia coprire con proprie risorse gli oneri del personale. Quindi noi siamo soddisfatti in merito della comunicazione, siamo ancora più convinti di quello che abbiamo fatto in queste settimane, cioè che non fosse necessario l'incremento della tassazione da gravare sui cittadini, ma che dovesse essere fondamentale fare una battaglia politica per il governo per recuperare queste risorse e nel contempo creare delle economie di spesa per non incidere sui cittadini e sulle imprese. Quello che vediamo, l'abbiamo già letto sulla stampa, l'abbiamo sentito dai CG negli scorsi giorni, quindi non è che abbiamo portato qualcosa di nuovo. Noi vediamo che per fare un'analisi compiuta di quello che realmente è la situazione del buco, ormai la società c'è, e anche provare a portare delle soluzioni, c'è bisogno dei numeri. In questa comunicazione non dobbiamo parlare di tutta la fase della prima gestione pandemica, perché quella secondo noi ha portato la Toscana in delle difficoltà che vediamo ora. Mi vengono in mente i costi dei dispositivi di protezione individuale, mi viene in mente i ventilatori, i famosi ventilatori ordinati e poi mai utilizzati, come mi viene in mente magari tanti investimenti fatti su strutture come il FREAC, come il campo di Marte, che ovviamente hanno un costo che bisognerebbe capire anche se hanno un futuro, quindi sia stato un investimento, se sono stati soldi buttati giusto appunto per l'emergenza pandemica. Ecco, noi pensiamo si potesse fare di meglio e crediamo che non possa finire oggi questa storia. Noi continueremo a chiedere numeri, dati, perché solo con quelli l'opposizione può essere messa in condizione di poter portare anche qualche proposta per dare soluzioni. Si parla tanto del personale medico, ma io ricordo che ci sono presidi sindacali che spesso manifestano proprio perché il personale medico manca, quindi è evidente che anche dal punto di vista organizzativo, le regioni toscane, la riforma Saccardi, ma anche quello che derivava prima quando fosse l'assessore, ha creato dei problemi gestionali che poi ricadono addosso ai cittadini. C'è, diciamo, una sommaria delusione, ma non perché ci aspettassimo chissà cosa da questa comunicazione. Io l'ho detto la scorsa settimana che avrei scommesso con chiunque che l'assessore non sarebbe venuto in aula a raccontarci da dove arrivava buco di bilancio e a quanto ammontato. C'è delusione perché c'è una distonia assoluta tra quello che ci viene raccontato in aula e quella che è la realtà. E questo è veramente storia. Continuo a non capire come mai l'assessore Pezzini e l'assessore al bilancio della Regione Toscana, che è Eugenio Giacomo, non ce lo dimentichiamo, vengono in aula e ci raccontano che nel 2019 la sanità toscana perdeva appena 13 milioni di euro, una piccola perdita tecnica, nel 2020 il bilancio si chiudeva in parità e nel 2021 abbiamo un ammanco di 330 milioni esclusivamente dovuto ai costi Covid che stiamo già cercando di ripianare. Questo non è vero, non corrisponde a verità, ma non lo dice Francesco Dorsenio, Fratelli d'Italia, lo dico la Corte dei Conti e lo dice il sindacato dei revisori della USL Toscana 100.
Noi abbiamo posto un tema su tutti, sulla sanità non si scherza, quindi qualsiasi centesimo messo sulla sanità per salvare una vita umana, per portare una persona in terapia intensiva, per dare delle cure è speso bene. Non è questo il tema, non lo abbiamo posto in questa maniera, abbiamo semplicemente chiesto però che ci venisse detto se esiste veramente questo buco di bilancio, e oggi abbiamo accertato che sono 320 milioni di euro quello che manca nelle casse del sistema sanitario regionale, dove è finito? Le risposte non sono state esaustive, non ci hanno convinto, proseguiremo con tutta una serie di atti ispettivi per capire realmente all'interno dei bilanci delle ASL dove sono finiti quei soldi lì. Abbiamo però anche confermato una cosa al Presidente Gianni e a questa Giunta, quando c'è bisogno di Forza Italia c'è. Sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia, perché combattere la pandemia non è soltanto una questione sanitaria ma è anche una questione economica. Per questo da un lato daremo una mano alla Regione Toscana a chiedere più risorse per mettere sul sistema sanitario regionale e sulle imprese, dall'altro chiederemo chiarezza alla Regione su dove sono finiti questi soldi. Questa risposta della Giunta al buco di bilancio che si è venuto a creare nella sanità arriva un mese dopo che è stata richiesta e con 7 pagine in cui si parla di ciò che ha fatto bene o che avrebbe fatto bene la Regione negli anni precedenti, ma non della sostanza, cioè quanto ammonta esattamente il buco e come si intende rimediare. Nei giorni scorsi si è parlato di aumento dell'IRPEF, del bollo auto, di tagli agli altri assessorati per cercare di ripianare questo disavanzo. E quello che leggiamo oggi invece è che queste soluzioni non sembrano contenute all'interno della comunicazione, ma si aspetta un intervento da parte del governo, così come lo aspettano le altre regioni. Io trovo invece che i problemi relativi alla sanità toscana siano di vecchia data e tutti i tagli, chiamati razionalizzazioni, che sono stati fatti negli anni precedenti, hanno soltanto aggravato una situazione già complessa e non hanno migliorato nulla il fatto dei servizi e non hanno sicuramente migliorato quello che è l'aspetto del personale, che invece continua a essere molto poco. Gli ospedali minori sono sempre più impoveriti, si parla di eccellenze ma non si riesce a gestire la sanità territoriale. Quindi il nostro giudizio è fortemente critico nell'operato della Giunta fino adesso e diciamo che non può tutto essere imputato all'emergenza Covid.